Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. A chi diventa papà nel 2018 spettano 4 giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo. Lo ha stabilito l'articolo 1, comma 354 della legge di bilancio 2017, che a partire dal 1 gennaio ha innalzato da 2 a 4 le giornate del congedo obbligatorio, ripristinando inoltre quella di congedo facoltativo di cui i papà potranno godere se la mamma rinuncia a un giorno di maternità. Ma i cittadini saranno favorevoli o contrari a questa novità? Andiamo a scoprirlo. Ma sicuramente favorevole, però potrebbero fare di meglio, cioè mi sembra sempre comunque abbastanza una presa in giro 4 giorni. Negli altri paesi so che comunque hanno molti più diritti papà, quindi 4 giorni e uno facoltativo se rinuncia alla mamma, soprattutto se rinuncia alla mamma, lo trovo assurdo. Per quale motivo secondo lei i papà dovrebbero avere molto più tempo a disposizione, libero dal lavoro ovviamente? Perché comunque è giusto che instaurino un certo tipo di rapporto anche loro con il bambino, non solo la mamma, e i primi giorni anche per la mamma sono quelli più importanti. Avere la vicinanza del padre vuol dire tanto. Ci sono lavori dove comunque puoi stare a casa in ferie o quant'altro, ma io ho visto tante persone che comunque alla nascita del figlio neanche un giorno possono stare a casa. Ad esempio, per quello che ne so, gli statali non hanno questa cosa dei giorni obbligatori a casa, non esiste il congedo. E quindi siamo è un po' un controsenso, perché ci sono dei papà che nasce il bambino e non possono neanche stare un giorno col bambino. Quindi non sono molto, cioè secondo me non funziona tanto bene. Io sono favorevole, dai, che diano quei giorni lì di stare, insomma, è nato un bebè, scusa, chi è che non... io sono una nonna, figurati, è bellissimo, sono favorevole, veramente. Perché secondo lei è importante che un padre rimanga vicino al bambino? Ma è importante nel senso che è una creatura che viene al mondo, dai, e se lo coccola quei 4 giorni lì, è bello diventare papà, diventare nonni, ma dai, è una cosa che mi chiede, che non puoi più forte di me. Veramente, sono molto molto favorevole, veramente. Non scherzi, a un papà che diventa papà. Io vedo i miei figli che diventano matti ancora adesso. Questa qua, la piccola, 6 anni, ma va a scuola, è un amore. Se lo gode tutto mio figlio, tutto se lo gode. Sono degli amori, ne ho 4, ma credimi che sono degli amori. No, no, è giusto, sono favorevole. Favorevole, il papà è utile per la famiglia. La famiglia è una cosa importante. Quindi anche nei primi giorni in cui nasce il bimbo è... Secondo me è una cosa importantissima, che il padre sia presente. Tu sei diventato papà da poco? Da 43 giorni, sì. Che ricordi hai dei primissimi 4 giorni? Ero in un altro pianeta. Sì, sì, io ho un'attività i primi 4 giorni, ma anche di più. Mi sono quasi dimenticato di averla. Cioè, ero... preso dal bambino. Quindi è giusto che chi è dipendente possa avere la stessa possibilità di chi ha un'attività e sceglie di chiudere per qualche giorno o di non dare troppo spazio al lavoro? Assolutamente sì. Grazie.